studenti, siamo qui a Castelpoto per l'ennesima edizione di Corri nel Borgo organizzata da Campus Varese Runners. Siamo con Podisti Altosangio, davvero una kermesse sportiva che continua ad attrarre turisti. Podisti, quindi voi siete qui proprio appositamente per questo. È normale, certo che siamo qui. Già siamo venuti l'anno scorso praticamente, quindi la veniamo a rifare una gara molto particolare perché il percorso è abbastanza impegnativo, però è un piacere correre in queste località perché bisogna dare una mano a tutti coloro i quali organizzano eventi podistici anche per far risaltare il posto perché veramente merita. E poi anche perché alla fine c'è il prodotto tipico locale, la salsiccia rossa di Castelpoto, che è un prodotto top a livello nazionale, e l'organizzatore si pregia di darci nel pacco gara anche questo prodotto. Quindi, Ecco, per lei, l'anno scorso pure è stata presente, ecco, in effetti davvero una ennesima edizione molto positiva che coinvolge molti atleti. sì, sono stata presente anche l'anno scorso, la ripeto ben volentieri, anche se il percorso è un po' impegnativo. Ringrazio sempre gli organizzatori per la loro organizzazione impeccabile e invito tutti un po' anche alla nostra gara che si terrà il 4 giugno a Ponte Landolfo. Siamo con i podisti della Tifata Runners, di nuovo un'ennesima edizione di Corri al Borgo. Cosa ne pensate? Bellissimo, è sempre meglio. Quando andiamo a fare le gare siamo tutti contenti. Ecco, per lei qual è la sua opinione? Le gare fatte nei paesini sono le più belle. A me mi piace tanto. Siamo qui con l'atletica Stragagnano, di nuovo presente, oltre alla presenza al Serino, voi siete presenti ovunque. Cosa pensa lei di questa di nuova ennesima edizione, Corri al Borgo? Beh, diciamo, questa è la seconda volta che io vengo qui e è stata una bella gara l'anno scorso, speriamo che lo sia anche quest'anno. Il percorso è un po' duretto, comunque pensiamo di farcela. Siamo con un atleta della Montemiletto Team Runners. Si continua, ecco, a percorrere i borghi. È importante giustamente far vedere anche i borghi, rivalutare i borghi, vero? Sì, il percorso è caratteristico. Un pochettino duretto perché ci sono vari strappi in salita, salite e discese. Comunque ce la faremo un passo tranquillo così, senza problemi. Con Andrea, Salvatore e Mario dei Avellino Runner, qui nelle immagini, ecco, sempre presenti alle gare podistiche. Una domanda molto particolare, voi che giustamente siete dell'Irpinia, ecco, secondo voi le gare podistiche nei borghi rappresentano davvero un tassello vincente per rivalutare gli stessi? Ma sicuramente sì, anche perché sono dei posti bellissimi e anche affascinanti ed è sempre un piacere calcare un po' questi territori, no? Per rivedere l'Irpinia e i posti bellissimi che la circondano. Vabbè, qui siamo nel Sannio, e ricordiamo appunto che qui siamo a Castelpoto, ecco, Castelpoto, un borgo bellissimo, ecco, in effetti sarà un percorso abbastanza duro, però interessante e affascinante. Secondo te, cosa ti attendi da questa gara? Ma il bello è quando si corre in questi borghi, che nonostante la fatica, però c'è il panorama che è fantastico. Quindi calcare questi vicoli, viuzze, e quindi tutta la fatica passi in secondo piano. Benissimo, ecco, secondo te quali sono le attese invece da un punto di vista atletico? Come sarà secondo te la gara? Penso che ho visto un po' il percorso sarà piuttosto dura perché ho visto che ci sono molte salite e quindi bisogna avere un po' di impegno in più sicuramente perché il percorso è un po' difficile, però ce la mettiamo tutta, quindi vediamo comunque di fare un buon risultato. Con un altro atleta della Podisti Altosangio, sempre presente le donne qui a Castelpoto, davvero è un significato eccezionale. È un onore essere partecipi in una zona così bella, un panorama bellissimo, seppure ci sia un po' di nebbia stamattina. E il paesino è veramente accogliente, bella storia, bello girare, sarà bellissimo anche correre qui. Siamo con la Marathon Club Ariano Irpino, ecco, che significato assume essere presenti qui a Castelpoto, uno dei borghi più belli d'Italia?
Beh, per noi è un piacere partecipare a questa gara. Io veramente non l'ho mai fatta, però mi ha sempre affascinato venire in questo posto, quindi una buona occasione per visitare questa città carina. Come sarà questa gara dal punto di vista tecnico? Io l'ho fatto già qualche volta, quindi è abbastanza impegnativa. Ci sono varie salite, saliscendi, però è caratteristica nel paese, perché il paese è bellissimo, un bel quartiere. E speriamo bene. Sono qui con il presidente Rinaldo della Campus Varese Runners, evento qui a Castelpodo podistico organizzato dalla Family Runners di Castelpodo. Ecco, davvero una sinergia importante per quanto riguarda questa manifestazione podistica che continua ad avere successo. Sì, grazie, sì, è proprio così, perché siamo alla terza edizione e effettivamente è un successo, perché il cuore di Castelpodo ha risposto sì agli aiuti che abbiamo bisogno per organizzare questo bellissimo evento. Quindi abbiamo la gara FIDEL di 10 km e 300 metri e poi questa Family Runner, che effettivamente ha preso passione per tanta gente che l'hanno presa a cuore. Quindi si prevede anche una forte partecipazione della Family Runner. Ringraziamo fin da subito tutti gli sponsor, ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale, che veramente sono stati utilissimi. È stato uno stop per preparare tutto, ma siamo qui, ci siamo riusciti. Oggi la festa è qui a Castelpodo e siamo veramente felici e speriamo che va tutto bene. Ecco, grazie. Ricordiamo in effetti che praticamente c'è stata una forte sinergia con il comune di Castelpodo. Certamente, certamente, sì. Con il comune di Castelpodo c'è stata questa sinergia importante. Così, insomma, anche gli aiuti sono stati importanti, perché le spese sono tante, però vabbè, al di là delle spese, però anche la disponibilità della piazza, che è una piazza grandissima qui a Castelpodo, vedete, stiamo facendo vedere la piazza in questo momento, è una piazza grandissima, una piazza molto ampia. Ricordo che poi voi state rivalutando comunque il borgo di Castelpodo, uno dei borghi più importanti d'Italia. Sì, certamente, corri nel borgo, è proprio per valorizzare quel nostro territorio, perché c'è molta storia dietro, è veramente bello, e quindi noi correre per il borgo è una grande gioia per tutti. E correre il borgo è qualcosa di molto bello, appassionante, insomma, questa storia di Castelpodo che parte, insomma, da decenni e decenni di anni, e vivere questi momenti è qualcosa veramente di meraviglioso. Siamo con l'Atletica Nolana, in effetti qui è presente davvero tantissimi atleti per percorrere il borgo di Castelpodo. Voi quest'oggi correte qui, cosa vi attendete da questa gara? Ma sicuramente faremo una buona gara allenante, perché vedo che ci sono varie salite, il percorso è molto impegnativo. Sono tre giri, ho visto, e speriamo di fare un buon allenamento e piazzarci tra i primi. Castro 2000 è una delle società sportive più interessanti da un punto di vista tecnico. Alla fine davvero una crema sportiva che continua a coinvolgere molti podisti qui a Castelpodo. Sì, è una bella manifestazione, sono degli amici, pure per sento che noi stiamo a Benevento, quindi ci curiamo innanzitutto prima le zone nostre, diciamo, rispettandoci tra le varie società che corriamo. Poi che diciamo che è una gara molto impegnativa, questo diciamo che la facciamo soprattutto per un buon allenamento per le gare in pianure, dove puoi dare di più rispetto a questa zona qua. Comunque è suggestiva, perché ci stanno alte e basse, altimetrie abbastanza impegnative, e diciamo è una gara che ti stimola a venire qua a farla, insomma, tutto qua. Vengo da Varese e ho cercato di essere qualche presente a questa manifestazione e speriamo di riuscire a dare un buon imprinting, anche un ricordo per i ragazzi che sono a Varese, che ti faranno sicuramente per me. Ho conosciuto ieri questo posto qua, che è veramente particolare, ho visto anche il percorso, che sembrava fosse una passeggiata, ma invece ci sono delle belle salitelle, anche qualche bella discesa, ma le salite sono belle impegnative. In previsione, per la poca esperienza che ho purtroppo nel running, penso che sia difficoltoso l'inizio. Dopo aver rotto un attimino il fiato, per quanto mi riguarda, dovrei riuscire a portare a termine. Grazie.